davanti a noi, di fronte a noi, ci sono delle chiese diverse. Il governo giordano ha donato un po' di terre per diverse professioni di fede cristiana. Allora, la prima chiesa, questa bianca, come avete visto, con il campanile alto, è la chiesa copta. Quella accanto, gialla un po', la chiesa armena, invece la chiesa con il tetto rosso è la chiesa anglicana. Atatica nel tasriha, la chiesa anglicana. Di solito, quando i mesi sono meno caldi, specialmente gennaio, qua, perché qua arriva qualche volta a 50-55 gradi, proviamo di fare noi di solito le visite al mattino, mattino presto, per non avere tanto caldo. La Giordania, tutta in pellegrinaggio al luogo del battesimo, che in tutte le professioni di fede, ma ognuno le fa proprio la sua, il suo pellegrinaggio in un venerdì diverso dall'altro, ad esempio i cattolici per loro conto, gli ortodossi per loro conto, i copti lo stesso, ma le fanno la maggioranza a gennaio. Adesso stanno costruendo tante chiese, e la più grande tra le quali è la chiesa cattolica. È stata messa la prima pietra, ma non è finita fino adesso. La chiesa cattolica, messa dalla parte di Papa Benedetto XVI. Saranno all'interno 777 posti, con due comunità, maschile e femminile, per l'adorazione al Santissimo. Invece al lato sinistro, signori, si trova una moschea dedicata a Giovanni Battista. Ecco qua, dove ci sono le palme. Avete visto? Ecco. Mentre stiamo andando avanti, signori, faccio vedere qualche cosa al volo anche. Vedete la chiesa dorata? Adesso mi sembra si vede. La chiesa si trova in Giordania, ecco, invece la chiesa o la costruzione bianca si trova in Israele, quello che si trova più avanti. Tutte le montagne in alto, sì, quella di Francescane, no? Sì. Allora vediamo, come ha detto il padre, che il Giordano è il fiume di Dio, che è stato chiamato Giordano perché il fiume che scorre forte cambia direzione, così la Giordania è chiamata con questo nome. Allora scendiamo, signori. Se qualcuno è interessato di avere una bottiglia di acqua del Giordano per fare battesimo, fare altre cose, le prende una, anche se è piena, quando beve lo può prendere, almeno una per tutti quanti, perché si può dare. Però prima arrivavo di qua. Io sono stata verso il Libano. Di qui ci si va dentro? Sì. Scusate, non mi ricordo, quella che è? Quello è il territorio israeliano. No, adesso è tutto. Sì. No. Lei ha detto le cose come sarebbe. Guarda che secco. Perché guarda un po', c'è un impianto d'aspirazione dell'acqua e di irrigazione. Signori, per piacere, mentre stavamo in Pullman, Giuliano, ho detto di fronte a noi si trova la chiesa dorata, è una chiesa giordana. E invece se noi guardiamo da questo punto di vista, da qua, la terra di fronte a noi è la terra israeliana.
Allora, vedete qualche spiegazione. Il fiume Giordano parte dal lago di Tiberiade fino al Mar Morto. Via aria quasi 105-110 km. Se noi andiamo a chilometri, se noi andiamo a seguire il passaggio suo, possiamo arrivare a 300 km di lunghezza. Così cambia direzione. Allora, parti dal nord e vieni davanti la chiesa, gira dietro la chiesa e vieni davanti a noi. Così la terra delle quali è di fronte è la terra israeliana. Allora la terra dopo è la terra giordana e dopo la terra israeliana. Se si sta girando così. Quindi diciamo, scusa, oltre al fiume c'è un lembo di terra israeliana. Israeliana, sì, un'ansia. C'è un'ansia. Cioè. Allora qualche volta, signori, noi prendiamo dalla parte israeliana un po' di territorio, loro le prendono perché il fiume come cambia direzione e cambia anche i confini tra noi e loro. Allora, come ho detto prima, quando abbiamo fatto l'accordo di pace con Israele, abbiamo fatto l'accordo di acqua. 80% stanno prendendo loro, noi prendiamo il 20%. Questa è la divisione giusta, padre. No? È giusta. Allora, noi andiamo avanti. Sono fermato per farvi vedere com'è la situazione del territorio. Andiamo avanti, vedete che la terra o l'acqua gira prima della chiesa e poi va dietro. Noi andiamo accanto alla chiesa lì. Quando vediamo la curva lì dell'acqua, andiamo nel luogo del battesimo. Lei ha portato la Sacra Bibbia o no? Sì. Ah, con la Bibbia. Vabbè. Tra un'ora non si vede perché a causa delle luci. Allora, signori, questa è la parte storica della zona che nel periodo di Giovanni Battista c'era il battesimo come ha spiegato il padre. Non solo con Giovanni, anche prima erano delle conversioni. Ma per capire bene come è stato il battesimo all'interno del periodo romano prima e dopo, dobbiamo stare qua per poter capire la situazione del battesimo. Vedete, questa è una vasca. Il Cristo non è stato battezzato nel Giordano, perché è abbastanza difficile di capire la profondità del Giordano. Per questo motivo prendevano una parte dell'acqua, facevano delle vasche che arriva l'acqua dal Giordano. Giovanni Battista, sia che era qua o in altre parti, come ha parlato il Don, che partiva accanto al Giordano dal nord fino a sud per parlare del Dio, per vivere l'esperienza spirituale, allora venivano le persone per convertirsi. Allora la parola mi sembra metanoia, convertire. Sì. Allora arrivano le persone qua, chiedono il battesimo, entrano nell'acqua. Sì. Non tutti entrano, signori. Alcuni di loro sono attorno, guardavano le persone che sono entrati. Allora la persona delle quali che entra non esce, rimani finché senti la purificazione dopo un'ora, due ore, mezz'ora, fino qua. Allora le persone cominciano a controllare, vedere, guardare, parlare. Che cosa ha fatto questo di stare un po' di tempo qua? Noi quando leggeremo la Bibbia secondo Matteo, vedremo che cosa ha scritto Matteo
rispetto alla mentalità ebraica, perché Matteo ha scritto per gli ebrei, per questo l'ha preso da loro. E poi le persone finiscono purificati, vanno via, nel caso di sentire ancora un'altra volta che sono imbeccato, ritornano di nuovo. Noi nel credo diciamo, crediamo in un solo battesimo per il perdono del peccato. Allora vediamo tante volte, può darsi tra poco, che tanti dei protestanti vengono a fare il battesimo qua, sono già grandi, può darsi erano di origine ortodossa o cattolica, l'hanno fatto il battesimo, ma qua è diverso. Adesso parlo solo delle chiese, che quante chiese sono qua, e poi padre, se è possibile, leggeremo il testo. Certo. Allora, la prima chiesa, vedete, sono quattro pilastri grossi, certo. Arriva l'acqua, si forma la croce qua. Era l'immersione, la prima chiesa qua. La seconda, secondo i racconti, che il Cristo, quando è entrato nel battesimo, ha lasciato il suo mantello e fuori. Dove ha lasciato, l'hanno fatto una chiesa. La terza chiesa si trova al lato destro della chiesa grande di là, va bene? È distrutta a causa di un terremoto, e anche quando arrivava la piena del fiume distruggeva. La quarta e la quinta chiesa si trovano in questa parte. C'è un battesimo che viene, la persona scesa nell'acqua, si ferma nell'acqua e poi si sale. Come San Paolo diceva, chi partecipa al battesimo partecipa alla morte, risurrezione di Cristo. Giusto padre fino adesso? Sì, sì, perché non voglio che lui dirà a Pier Battista che sta dicendo fesserie, perché è il nostro patriarca. Allora, leggeremo padre se è possibile. Può darsi, le può leggere? Mi dica dove? Sì, Matteo capitolo 3. Sì. Il battesimo, sì. Versetti da 13. Da 13. Ma può darsi padre, farò un po' di interruzione. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Ricordate, questa parola l'ho spiegata alle beatitudini. La giustizia non è la giustizia retributiva, ma la giustizia che aggiusta, giustifica, rimette a posto, e che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Basta padre, così. Ed ecco, si aprirono, sì, i cieli. Cioè. Allora, fino adesso, lui ha detto una parola molto importante. Appena battezzato, uscì dall'acqua. Significa non faceva la stessa cosa che delle quali, perché appena finito il battesimo, uscì. Si fa vedere che lui era senza peccato. La domanda delle quali che ha chiesto il padre lì: perché è stato battezzato? Perché? Allora ci sono tante risposte. La prima è per santificare l'acqua. La seconda, il Cristo mi sembra il Dio per tutti noi, o no? Lo posso dire due parole? Allora se mi sbaglio mi correggerete, allora così. Allora, come noi siamo esseri umani, noi possiamo sentire dell'essere umano perché abbiamo le stesse condizioni. Se io mi sembra vado in ospedale a dire a qualcuno è malato, ti auguro di buona guarigione, io le dico solo parole, ma se fosse io nel posto suo, comincio a sentire il dolore, la sofferenza della persona. Allora il Signore mai aveva il peccato. Per questo motivo è impossibile sentire la sofferenza umana senza essere proprio con l'uomo nel posto dell'uomo. Per questo motivo, per sentire la sofferenza delle quali che stanno parlando, cosa ha fatto questo? Lui doveva entrare anche con noi nella sofferenza nostra, per poter sentirci. Va bene? Non so se... Allora, c'è una parola molto importante, ancora per dire, che anche per partecipare all'umanità, per portare l'uomo a Dio, per anche partecipare ad essere noi siamo figli adottivi del Dio.
così tutto è stato fatto per lasciarci partecipare alla sua vita eterna. E ancora solo due versetti per fare. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Allora, il cielo è stato aperto, secondo la Bibbia. Io dalla parte mia dico, il cielo mai è stato chiuso, perché ha potuto il Dio parlare con Mosè, Abramo, tutti quanti. Ma chi vuole vedere il cielo aperto deve entrare a far parte dal Dio, così entrando nel battesimo comincia ad aprire gli occhi delle persone, comincia a sentire la parola del Signore, dice: tu sei figlio mio. Allora, voi siete proprio in Europa, in Italia, tutti avete la stessa religione. Se noi andiamo verso la religione islamica, se noi diciamo siamo figli di Dio, dicono: siete proprio fuori testa, non si può dire figlio, siamo schiavi, siamo lontani. Per questo motivo, se vogliamo sentirsi o sentirci che siamo figli di Dio, dobbiamo veramente essere battezzati, aprire gli occhi, vedendo che è lo Spirito che scende su di noi. Questo che volevo dire. Sì, diciamo che qui ci sono state diverse chiese che sono succedute nei secoli, eh? Poi dopo la fine del periodo crociato non ci sono stati più. Gli scavi hanno evidenziato la presenza, diciamo, storica, potremmo dire, religiosa, fino a tutto il periodo crociato. Poi dopo è stato tutto molto più difficile. Ultimamente è stato, ecco, ripristinato, come accennava Elia, è stato ripristinato attraverso l'archeologia, si è riusciti a identificare questo luogo. Perché questo luogo lo descrive anche la Pellegrina Egeria, parla di questo luogo e dice anche che c'erano dei gradini che scendevano giù fino al Giordano, perché qui c'era una sorta di deviazione del Giordano, sì, una deviazione del Giordano per poter battezzarsi dentro la chiesa, insomma, in qualche modo, capito? Quindi per mantenere qui vengono battezzati ancora le persone. Quindi è un luogo veramente straordinario e questo è il luogo del battesimo di Gesù. Testimoni, vedete i pilastri dell'antico. E tu che avete fatto caso a portare a contenere, io l'ho fatto vedere a qualcuno, ma che è questo qui? Gli ho detto: guarda, quella è una fonte, una specie di fonte battesimale, e che è fatto come questo? Guarda, tale e quale, però sono tanto piccolo naturalmente. Ecco quello che diceva, vedi? Qui è Giordano e lì Israele. Questa sarebbe la bandiera loro. Sì, è la giungla israeliana, vedi? Il fiume che divide due stati. Attento, eh?
Del Giordano. Sì. Se qualcuno vuole prendere dalla parte bassa dal fiume, si assicura. Allora forse venite qui. Da qui controllo la mia Bibbia. Buongiorno. Pronti? Mauri. Allora, siamo tutti? Sì. Venite. Dopo la prendiamo, dopo adesso la prendiamo. Vieni su. Vieni su. La prendo io? Allora un momento, facciamo un momento di preghiera, cercando di ricordare tutto ciò che abbiamo cercato di evidenziare di questo luogo straordinario. L'ultimo, il più importante, che le riassume tutti, è proprio quello del battesimo, diciamo, di Gesù. E allora in questo luogo vogliamo rinnovare la fede del nostro battesimo recitando il credo, che recitiamo ogni domenica e che ci inserisce, diciamo così, nella vita stessa di Dio. Entrare quindi nella volontà di Dio, come ha fatto Gesù. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Sito al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, dove regna la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ognuno naturalmente si può bagnare nell'acqua del Giordano, portarselo un po' alla testa come segno di desiderio, di sintonia su tutto ciò che abbiamo detto. Sull'altra parte della riva, su quel muro,
c'è un segnale che ricorda il livello del Giordano al tempo di un'inondazione non molto lontana, negli anni, non mi ricordo che anno era, forse Elia lo sa, comunque arrivata all'altezza di quell'albero così alto. Madre anche 3 anni fa copriva tutta l'area qua. 3 anni fa, quindi come dire, noi lo vediamo tranquillo, fiume che scorre, no? Tranquillo, lento, però insomma, bene, ecco.